Il progetto Dopout è un progetto che ha avuto un particolare successo, quello di mettere insieme intanto 7 paesi, per cui 7 organizzazioni, rispetto ad un tema che è un tema delicato, perché il doping ha assunto delle proporzioni incredibili, non solo a livello professionistico, per cui ad alto livello, ma anche a livello amatoriale, e l'ha fatto con una modalità che è quella anche parte della WISP, è quella della peer education, per cui è arrivato a raggiungere direttamente 800 ragazzi nelle scuole un po' di tutta Europa e a far fare loro direttamente delle proposte di campagne contro il doping. Il risultato poi in diretta è stato raggiungere una miriade di persone attraverso i social, per cui più di 800.000 persone in tutta Europa, e la campagna di comunicazione dal punto di vista dei risultati è stata una campagna efficiente ed efficace. E anche dal punto di vista della lobbying, perché le istituzioni anche qua intorno al tavolo, dal Ministero della Salute al CONI, al NADO, per cui all'Organizzazione Nazionale Antidoping, l'ISCA e le altre realtà estere, sono comunque istituzioni e associazioni in grado di influenzare e determinare anche un cambiamento di passo in questo ambito. Pensiamo che questo sia la fine di un progetto, ma anche l'inizio di un altro percorso virtuoso nell'ambito del contrasto attraverso l'educazione alle forme di illegalità, in questo caso il doping, che imperversano in Europa.